prima uscita ufficiale come presidente tu, allora come accoglie questo mandato che si annuncia un mandato pieno di impegni all'inizio di una stagione nuova? Ma intanto sono onorato di poter svolgere questo ruolo, che ho definito un ruolo impegnativo, in quanto l'atteggiamento e che mi avvicina a questo incarico è un atteggiamento di attenzione e laborioso, affinché si possano sviluppare le dinamiche e continuare quelle traiettorie positive che questa azienda già ha portato, insomma, in campo. È un'azienda, a mio avviso, tua straordinaria, che ha un potenziale enorme che potrà esprimere in futuro, e tutto a vantaggio della collettività, degli utenti, e sono sicuro che sarà un'azienda che in avanti porterà delle innovazioni che saranno molto apprezzate anche, diciamo, da tutta la collettività abruzzese. Con quali obiettivi raccoglie questa eredità? Ma l'obiettivo è quello di tenere in buona cura un'azienda e un consiglio d'amministrazione. Quanto anche sia stato fatto bene in passato, deve sempre alzare un po' l'asticella delle aspettative. Quindi è un obiettivo sfidante, perché, ripeto, è un'azienda importante, molto complessa, che ha ancora un grande potenziale da esprimere. Quindi il consiglio d'amministrazione dovrà mettersi alla prova per portarla un passettino avanti. Compito di tutti i CDA quello di poter sfidare, diciamo, e alzare l'asticella, perché ogni consiglio d'amministrazione, si rispetti, deve fare in modo di lasciare un qualcosa che testimoni un passaggio in più, un passaggio in avanti dell'azienda che gestisce.